Zero punti e zero sorrisi nel weekend delle squadre pesaresi. Tutte sconfitte, dalla VL alla Vispesero fino alla Mega Box Vallefoglia. Secondo KO in pochi giorni per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che dopo il trentello di punti subito giovedì a Brescia, gioca una gara ben più decorosa a Trieste, ma senza premio. Vince l'Allianz 89-78, una gara in cui i pesaresi hanno cercato costantemente di stare incollati alla partita, ma senza mai realmente andare vicini a ribaltarne le sorti. Un'ambizione definitivamente naufragata sugli infortuni di Tyreek Jones e Moretti, arrivati nella seconda parte di gara. Infortuni che andranno valutati in una settimana che Banchi aspetta per tornare a lavorare in palestra dopo lo stillicidio di gare ravvicinate post-Covid. Alle evidenti difficoltà che abbiamo di condizione per cercare, come detto, di rigenerare una squadra che è stata toccata abbastanza pesantemente dal Covid, pur essendo stata in grado di fornire questa prestazione contro Milano onestamente al di fuori e al di sopra di ogni logica, perché in quelle condizioni riuscire a tenere testa alla capolista era qualcosa lontano dai nostri pensieri, ma come inevitabile serve del lavoro, serve riportare la squadra in palestra, serve rigenerarla sotto il profilo fisico, sotto il profilo tecnico, e stasera queste difficoltà si sono di nuovo manifestate. Ho sperato che riuscissimo a controllare meglio il ritmo della gara, cosa che non è accaduto soprattutto nei primi 20 minuti. Le percentuali non ci hanno assistito quando hai così tante seconde opportunità, finendo la partita con 23 tiri dal campo più dei nostri avversari. Sembra paradossale, ma non riuscire a tenere la scia fino alla fine sicuramente va riconosciuto a merito della loro precisione e viceversa a demerito della nostra imprecisione. Ad aggravare la situazione gli infortuni di Jones e Moretti, che ci hanno impedito di affrontare l'ultimo periodo con il nostro miglior organico possibile. E come detto, adesso si tratta di affrontare con coscienza questo momento. Ci sono passate altre squadre. Dal basket al calcio, assolutamente deludente il ritorno in campo dopo un mese per la Vispesero, che al Benelli ha ospitato un Teramo impelagato nei play-out, ma che si è mostrato più arrembante e concentrato dei pesaresi. Una Vis colpita freddo dopo due minuti dal gol di De Grazia e di fatto battuta dal raddoppio alla mezz'ora di Bernardotto, valso lo 0-2 definitivo. Questo è un condizionamento dell'aspetto mentale, 200%. Non abbiamo approcciato in maniera aggressiva determinata, anche se sapevamo che il Teramo poteva, appunto, doveva essere vendicativo, e al contrario le abbiamo regalato un gol a freddo che ti condiziona troppo. Nel secondo tempo poi ti dico che la squadra ha cambiato, io ho chiesto di vincere almeno il secondo tempo dal punto di vista emotivo, mentale, e lì devo dirti che la mia paura era che nell'attaccare, nello sbilanciarsi davanti, si potesse prendere qualche ripartenza, che invece non è successo. Ci sono stati 11 tiri in porta, due occasioni forse abbastanza nitide con Acquadro e delle Spins, ci sono stati tanti episodi, e lì devo dirti che mi dispiace per i ragazzi, perché riaprire la partita con un gol ti avrebbe dato la possibilità di vedere come andava a finire. Quando si perde bisogna stare zitti, bisogna pensare che fortunatamente abbiamo una buona classifica, hanno perso in tanti sotto, continuiamo, lavoriamo e cerchiamo di migliorare. Nel volley altra sconfitta in tre set per la Mega Box Vallefoglia, che perde 3-0 in casa della Fenerachieri, che la costringe a rimanere a un solo punto dal fondo classifica.